Buongiorno, signor Furia. Buongiorno a lei, signor Cerneca. Chissà che oci meravigliosi mi viene con questo tempo. Di solito sono bellissimo con questo tempo scuro. Fortuna che faccio il montaggio mi, quindi taglio tutte queste cazzate. No, non te voglio, non te voglio. È il momento più bello dell'intervista. Sì, benissimo. Allora, anche perché siamo all'intervista. Guardiamo gli occhi di Flavio Furia. Dai, parla. Aspetta, no, non sei giusto dire il direttore, ma ti avevi detto che era giusto. Editore. Adesso, mai stai editor di qualche cosa, ti con quella faccia del legno. Non te cale la faccia d'editor. No, la faccia d'editore. Se uno te vedi a te, dici subito, non sei editor. No. E invece Alessandro Clout, Gio, detto da noi buongiorno, nei momenti elettorali di qualche anno fa, Santa Clout, lui è editor, Mino non ho mai detto niente, sì, se sì. godito perché ti temevi dito di dire. Editore, ho detto la cosa più interessante di tutto, sei i suoi occhi, neanche mio, cioè figurite che autostima che ho. Clautostima. Beh, ma ti dai tutta una serie di queste battute sì, qua. Sì, clautoscuola. Clautoscuola tutto. Mi sono clautonomo. Clautonomo, clautodidatta. Tutto quello che se vuoi. Se finita, vabbè. L'editore del Meridiano, quindi colui che ne ha coinvolto in questo progetto, sì. Perché sei pazzo completo, perché vuole essere normali. Che vuole essere un po' sonai, cioè nel senso bon. Nel senso brutto. Nel senso bon, non sta a dire queste robe qua, che dopo uno taglia là l'intervista, la metti su, messa solo quel tocchettin là, sì. E siamo il diavolo, te capisci? Perché dopo la monta dici, ecco il diavolo, e siamo noi. Non stiamo a parlare del diavolo, che sono già in fase derby europeo, perché no. Sei l'Inter che gioca contro il Milan. Mi sono milanista. Te metti lo stesso? Sì, tranquillo. Magari schiava, un poco però. No. Però te sa che sono un milanista anomalo. Mm. Nel senso che sto anno mi provavo tantissima simpatia per il Napoli e mega dispiace. Non so perché mi ha dispiace. Col Napoli che segna l'1-1 ho fatto sì! Sente che ha dispiace avere simpatia per il Napoli? No, perché mi era. Se sta la partita, ti non te sa niente, ovviamente, perché sono estraneo al calcio. No, è che è una malattia fisica. Gava la faccia dei Juventini? No. Lui non sa di essere Juventini, perché il gara la faccia dei Juventini. Lui non sa. Non sa di essere Juventini. Però è Juventini dentro. Scusi, Juventini dentro. Te sono il tipico Juventini. Te dico subito. Qui che ruba, no? Sono il tipico Juventini che la barba proprio dei Juventini. Sì, ma dai, che è tutto dei Juventini. Ma il giubbotto anche bianco e nero, dai, smetti. Il giubbotto bianco e nero e la camicia bianca e nera a scacchi. Cioè, Furlan, righe a scacchi. Sono Juventini e Furlan, vergognito. Beh, poteva anche essere Ascoli, che sei bianco neri. Sì, ma non lui, No. Ascolta, anche un dinese poteva essere, ma non lui. Sono salame, Furlan. Eccolo, magari. Te dicevo del Napoli che gioca contro il Milan i quarti di finale della Champions League. Tra l'altro ho ascoltato la sigla della Champions League. Ma lui sa cosa sia la sigla dei Simpson League. No, lui sa la Champions League, che è una roba che potremmo far noi un giorno magari. Se te piaci, come programma calcistico, sì. Noi facciamo Champions League e parliamo delle squadre del Ballon. Ti piaci? Perfetto. Al Meridiano, la Champions League. Ma cosa? Perfetto. Ma non sei bellissimo? Ascolta, ma se puoi parlare di progetti o se meglio star zitti? Stiamo zitti per adesso, perché dopo sei gli invidiosi. No, perché dopo so già che c'è qualche dun che cerca di remar contro, ecco, e che quindi cerca di bloccarne, ecco. Come se già arrivate. Come che io ho detto progetti, guarda dove sono andate le sue mani. Giusto per... quadrama, se le sparite dall'inquadratura. Giusto per farti capire che bisogna pensare anche al fatto, insomma. Non sei ferro, allora l'unica roba di ferro che avevo portata era... Via? No, comunque avevamo dei progetti che stiamo valutando, cerchiamo di realizzare nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, perché ci siamo trovati molto bene con voi, anzi è stato molto divertente ricevere anche telefonate di certi personaggi che si lamentava. Beh, se la roba più bella, quella è la roba più bella, no? È uno dei motivi per cui mi volevo fare l'editore, perché volevo capire chi che è, che ha il coraggio di chiamarmi per dirmi guarda che quello non va bene, ma puoi fare questo. Ma potremmo fare del pezzo, cioè insomma, schiacciate sull'acceleratore, noi... Schiacciate sull'acceleratore. C'è spazio. C'è spazio. Fiamo le cose tra di noi e siamo clautocratici. Benissimo. Questo è.
Te sa cosa che te manca ancora? Te devi incominciare a parlare in terza persona, perché sei tipico un pochettino dei capi, un pochettino. Guarda. Clout non si comporta così, Clout sta pensando che... Ma Clout inizialmente parlava così, però tutti quanti pensavano che parlavo delle mie sorelle, allora... No. Sei giusto. Allora, no, Clout Alessandro. Pensavo allora, che sei sta ragazza. Una volta ho conosciuto un noto politico che parlava così, in terza persona. Ma dai, ti giuro. E lì là che faceva, E minga dicevo, ma la Zelei. la Zelei. Che sei una delle cose positive che avevamo noi triestini, cioè molto easy, siamo molto easy, per cui va bene, no? Ma si è complicato in sto periodo mandare avanti un giornale web quando chiunque fa notizie adesso? Sì, però noi abbiamo scelto la qualità, è un motivo per cui abbiamo scelto anche, abbiamo cercato corteggiato e abbiamo voluto Voice, è proprio un discorso di qualità. Questo mettila, questa te la metti la metti, metti col riverbero. Se è proprio un discorso di qualità, Gavemo diverse idee, speriamo di realizzarle. Anche perché vedo che per dir, no, che è molta importanza, che ho visto certi articoli sportivi sui pulcini di via Carducci, in cui si è scritto tutto proprio. Quindi voi mandate uno a guardare tutte le partite. Certo, avevamo uno che si occupa di questo. Che dà importanza. E se è importante, perché secondo me è più importante i pulcini di via Soncini, dico per fare un esempio, che la Triestina. Perché questo coinvolge di più le persone e quindi noi abbiamo scelto proprio un discorso di qualità. Che era quel che faceva una volta il Trieste Sport, ti ricordi? Trieste che era Sport, mamma mia, cioè stiamo parlando anni 80. Anni 80, mi ricordo su certe partite che era il mio nome, ero emozionatissimo che scriveva buona partita di Furian. Che già il fatto che avessi fatto una buona partita era una notizia. Sì, era notizia, buona, Pulcini, buona partita di Furia. Era l'allenador. No, la però guarda che non si chiama Furian, è un altro cognome. I ha sbagliato il cognome, Lade Piccio, Zà, sono andato in Oca perché sbagliava il cognome sempre. Furina. Furina, che ha scritto, gli devo scrivere 5 volte, penso, Furina sul Trieste Sport, o se c'è proprio giornalista che davo l'ignale. Mi pensavo che ti chiamava Furia Cavallo del West, no, visto che siamo anni 70. Non si è mai sta fatta neanche la scenetta del Furian Cavallo del West. No, si parla così, finalmente l'abbiamo fatta. Però se è una roba che... però se rischio del richiamo porno, come che si è fatta... Perché qua siamo solo stalloni. Se è pericoloso. Siamo un po' al limite, La mettiamo sul meridiano, allora. Mettiamo sul meridiano, allora vabbè, perché bisogna spingere. Poi c'ha poi altre telefonate a determinati personaggi. Bon, ascolta, se qualche dun che ti dà fastidio, che te vuoi che buttiamo zoo, nel senso che lo distruggiamo, l'immagine qualche dun. 99% dei politici. No. Politici. Nessun. Per il momento nessun. Per il momento nessun. Se è uno dei miei sogni, se qualche dun mi attacca, dico attaccate. Vai, attacca. Come era che faceva quello X-Factor, attacca. Oltre a questo, proprio perché che piace lo sport e anche il fatto che abbia un'importanza sociale, esse presidente, parlo... degli Stati Uniti. Ed è una squadra di basket. Sì. Femminile. Peggio ancora. Fossi basket. Basket femminile. Sì. Che sei la squadra? Allora, sono presidente dell'Oma Basket femminile. Oma. Sono due giorni che sento sta roba. Dell'Oma Basket. Ma sì. Scusa, se femminile si chiama Oma, le devi decidersi. Opera Maria Ausiliatrice. Ah, ecco cosa voleva dire. La squadra delle ex suore di San Giacomo. Sì. E due anni fa, ieri dopo il Covid, è stata una crisi, mi ha chiesto di prendere in mano la situazione, ho preso in mano la situazione. La scuola delle ex suore, cioè sì. Nel senso non esiste più suore. No, le suore esiste ancora. Però la squadra era delle ore, non so più delle ore. Sì. E quindi ho scelto di fare questa avventura, sono tornato a fare sport a Trieste dopo anni che facevo altro.
ricordo che anche qua non riprendete, ma sono l'unico presidente vivente che ha vinto uno scudetto in sta città con l'hockey in line. Cos'è una specie di hockey, una mix tra non hockey prato, su rotelle, no, cos'è hockey su nei palazzetti, cos'è hockey sì. Ah, con le nei palazzetti? Sì. E se gioca con le mazze, con le mazze. Come hockey. Le mazze. Tante cose, sarei anche proprietario di una squadra di cricket e là c'è anche mazze micidiali, perché si mena fra le loli. Ma cricket sono campioni indiani, no? Quelli, sì, India, popoli... tutti i paesi ex Commonwealth. Dei sport più praticati al mondo, il cricket. Il cricket è il secondo sport più praticato al mondo. E noi non sapevamo niente, però a Trieste comunque adesso che c'è tanti che viene da quelle zone, i gai loro luoghi. Noi abbiamo cricket, fatto no? Nel 2019 una squadra che ha partecipato al campionato, tutti ex rifugiati, tutte persone che veramente era, ma che bella gente, che sta roba, gente che era la settimana prima dentro il camion che era là che stava per morire. I ga ha fatto la squadra, ma è bellissimo. La settimana dopo il zigava viva Trieste. Ma no, se mi sapevo, cioè se noi sapevamo vorremmo vedere sta roba qua sì. Subito. Ma non solo, avevamo anche degli investitori indiani che erano interessati a investire in sta città, come al solito dopo. No, ma non potevamo mettere su sta roba, è troppo bello. Mi sì, farla. Si è saltato tutto è perché è il sistema triestino. Comunque no? Dell'Oma, amico Zà, siete voi Gozzalino? Sì. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, è una canzone che cantava per Maradona. Sai perché? Me innamorato mi batte il corazon. Ho visto l'Oma Basket e mamma mi batte il corazon, avevo ragione te, e dopo sei innamorato. Ho visto il presidente Clout, per che, cui innamorato sta benissimo proprio, musicalmente. Metrica, ritmica, perfetta. Clout che aveva la canzone dei Tears for Fears, che sì, era... Clout. Allora, su questo non avevamo concordato, ma quando io ero a Sandinelli, l'inno era 85-86, era Clout, che figo sei, senza di te cosa mai farei, dai Clout, facci ridere un po', dai Clout, giuro. Che anno? 85-86. Perché se lo avessi fatto adesso la rima cavei sì. La che avessi messa. Sì. Allora forse che la potremmo rifare. Una giornata. Anche perché sarebbe bene. Cavei che negozio lo sai. Però potremmo consigliarti una di quelle robe da direttore. Cioè ogni, editore, ragazzi. Ogni tot di settimane te fa il pensiero dell'editore. Cioè una infatti roba lo faremo, tipo lo se becchiamo e facciamo un'intervista di 5 minuti su una roba di dici, cioè mi premi dir sta roba, no? Quando c'è qualcosa noi venimo e facciamo un'intervista che te premi. Infatti faremo anche l'editoriale dell'editore. Non so bene. Ma una domanda, ti Gab Bartolini come sponsor? Magari. Magari. La roba più grande che saresti intervista. Ti chiedo. Magari. Questi sgancia soldi per il pallavolo, per cui no, Lori vai, cerca in giro per città Lori, dove sei intervista, se mette dentro quel camion se uno che controlla e si piazza dentro con le se paga per quello, è molto bella sta roba qua. Quindi se neanche la vela del Scocimarro non arrivava portato e te la vedevi cioè era il matto della barca russa, che l'unica roba che vedeva Trieste era la vela del Scocimarro. Costa la stessa cifra della uguale, barca russa, il Meridiano si è partito, cioè il progetto sta andando, succederà tante robe e noi se tocchiamo tutti quanti è il naso, settembre, ottobre, insomma, dovessi incominciare a succedere delle robe particolari e demo che zoa, noi si impegniamo. Quello che potremmo preannunciare è che noi siamo stati molto contenti e che quindi speriamo che con settembre, ottobre riprendiamo e faremo un altro percorso ancora più interessante e quindi sarà una cosa, diciamo, che sarà duratura. Per cui dai, questa è la cosa che mi premi dire, ecco. Poi per quanto riguarda l'Oma Basket, sì, siamo una squadra di basket femminile, abbiamo fatto una Serie B che già mi vedo, già mi immagino, siccome mi devo andare via domani parto, per cui so già che la prossima settimana andrei là, so già cosa che viene fuori. Siamo
siamo a zero punti, non abbiamo mai vinto neanche una partita. Zero più bene nel mondo. E quindi... Dovete venire duro, secondo me. A questo punto non bisogna mollare, non bisogna vincere mai. Scusa, questa che domanda è una squadra che è primi in classifica del doppio dei punti, è come se andava bene. Invece così se pensi, una vittura. C'è qualsiasi roba, è una vittoria. Sì, nel momento che ti arrivi più vicino al pareggio, che non si può il pareggiare, però se già... D'altronde mi piace soffrire, altrimenti non sarei interista, per cui... Bom. Bene, grazie editore, mega direttore, mega editore, perché direttore Santa non Clout, editore. Ricordiamoci. Alessandro Clout ritiene che sia giunto anche il momento di salutarci. Bom. Grazie mille, grazie. Sandro. Visto che vuole che parliamo in terza persona, parliamo in terza persona. Bom. Alessandro Clout vi saluta. La benedizione sì, settimanale Santa Clout, di Santa Clout. Allora, è giusto.